Grazie. La conferenza stampa di oggi parliamo di un progetto che è ai confini del comune di Verona, nel comune di San Martino Bonadargo, ma a ridosso, e dove la richiesta è di costruire attraverso un inceneritore vero e proprio, perché questa è la richiesta che è stata presentata. A questo progetto si oppone il comune di San Martino Bonadargo sede. Il comune di Verona ha presentato delle osservazioni, come si dice, all'acqua di rose, perché sono ormai standard e senza intervenire e entrare nel merito del progetto. Il tema che si sta affrontando da tempo è che in quell'area, subito a est del comune di Verona, c'è il tema di questo impianto, c'è la discarica Cavecchia, c'è la discarica Cabianca nel comune di Zevio, c'è l'impianto di Cadelbue, dove adesso si sta procedendo ad alcuni interventi chiamati revamping per produrre ulteriore materiale che poi potrà essere incenerito. Non si dice nulla di quello che succederà dei forni che sono presenti, ma che per il momento non rientrano in quello che è il progetto. E oggi presentiamo un'iniziativa che è legata a questo progetto, che è stata fatta dai consiglieri di opposizione dal gruppo di San Martino Domani del Comune di San Martino, proprio per cercare di bloccare questo progetto e per fare in modo che non ci sia un ulteriore intervento che ha caratteristiche molto pesanti su quel territorio, che già, come dire, che poi tra l'altro vedrà anche i cantieri dell'alta velocità, ci saranno tutta una serie di altri interventi che saranno pesantissimi su questo territorio. Do la parola, se ti presenti, Francesco, che è così quello più grande per accendere. Vai. Sì, buongiorno, sono Francesco Marzari, studente, e sono qui, diciamo, in veste di portavoce dei residenti più limitrofi della zona. Quello che abbiamo fatto con Carlo e Claudio e con tante altre persone che ci hanno aiutato è stato studiare il progetto e tentare di capire quali erano i punti un po' più contrastabili, ecco. E il progetto appunto prevede di trattare 100.000 tonnellate di rifiuti anno, rifiuti di tipo organico che arrivano da industrie, da supermercati, per un totale di 12 camion al giorno almeno. E il comune di Verona è interessato proprio, come diceva Michele, perché l'area del progetto è a 750 metri dal comune di San Michele Extra. E inoltre ci sono appunto gli stabilimenti AIA, il liceo statale Niccolò Copernico, il percorso della salute che è sotto il comune di San Martino. E quindi appunto siamo andati a studiare nel dettaglio delle osservazioni ostative a questo progetto, quindi appunto gli effluenti idrici, infatti sia il PACUE che il PTRC indicano che quest'area è una fascia di ricarica degli acquiferi, quindi appunto molto, molto vulnerabile all'inquinamento delle falde. Il PAT, come anche il piano degli interventi del Comune di San Martino, indicavano già che questa zona, alla dismissione della precedente attività, dovesse essere riportata in zona agricola, intervento mai eseguito e che ora i proponenti vogliono bypassare per passare direttamente a questa nuova attività. E in contrasto con tutti quanti quelli che sono i piani per la gestione dei rifiuti, nel senso che appunto l'idea generale è quella di trattare i rifiuti vicino a dove vengono prodotti. E la zona dell'est veronese è già servita da tanti altri inceneritori, anche come da altri impianti di trattamento dei rifiuti, e diciamo non c'è la necessità di questo impianto per questa particolare zona. Che dire, appunto c'è la stretta vicinanza con gli stabilimenti AIA che nell'area proprio limitrofa hanno già in progetto più di 5 nuove strutture. E una lottizzazione a meno di 300 metri dall'area che non è mai partita, però è attiva fino al settembre 2023, che prevederebbe l'insediamento di più di 180 persone. Il problema della viabilità, che non è un problema da poco, perché in quest'area ci sarà anche la cantierizzazione della TAV, e a delle richieste di integrazione, gli ingegneri avevano risposto che la strada è teoricamente sufficiente, la nostra
controrisposta è stata che non sappiamo se ha senso creare un progetto simile con una strada detta teoricamente sufficiente. Il problema della TAV, appunto, che impatterà su quest'area e basta, ecco. Quindi dopo, negli ultimi giorni proprio, siamo riusciti a trovare anche degli articoli di giornale risalenti in un periodo che va dall'89 al 92, che indicano come in una zona adiacente a quest'area furono interrati più di 1500 fusti di sostanze inquinanti, tra cui stirene, stirolo, e che a tutti quanti gli abitanti della zona fu chiesto di non utilizzare l'acqua di quei pozzi. Invece il comune di San Martino nel 92 allungò l'acquedotto pubblico proprio per risolvere questo problema. Abbiamo lanciato quindi una petizione online che è stata firmata da più di 400 persone per tentare di sensibilizzare e insomma abbiamo raggiunto un discreto risultato. Adesso, nel senso, deve decidere, esatto, la regione deve decidere, ecco. Ok, grazie Claudio. Buongiorno, sono Claudio Ferrarini, consigliere di minoranza del Comune di San Martino e Buon Albergo di San Martino Domani. Insieme a altri cittadini abbiamo presentato entro il 9 maggio le osservazioni che Francesco ha appena riassunto. Le osservazioni, ci sono anche i comuni di San Martino e Buon Albergo, che ha dato l'incarico a un biologo di Padova, il dottor Davis Casetta, ha presentato anche delle osservazioni dal punto di vista urbanistico con lo studio dell'avvocato Baciga. Sono state presentate Stefano, sì. Con una cissura e non Baciga, perché Baciga è in comune di Verona. No, è lo studio, si chiama così. E sono state presentate osservazioni anche del comune di Lavagno e del comune di San Giovanni Lupatoto. Ecco, noi auspichiamo che sia l'inizio questo di una sensibilità comune rispetto a un'area della nostra provincia delicatissima e già sottoposta a una pressione ambientale di forte impatto. Come diceva Michele prima, Ca Bianca, Ca del Bue, Ca Vecchia, adesso il progetto Creven, vanno a costituire un quadrilatero dei rifiuti, secondo noi, che andrà a incidere in maniera più, il discorso della TAV, in maniera pesante sul nostro territorio. L'esempio di Sorgà, che è riuscito a mettere insieme 13 amministrazioni comunali, oltre alle categorie di agricoltori e di tutela del riso violone nano, è un esempio che bisogna seguire, perché solo insieme le amministrazioni potranno avere un peso importante nelle sedi opportune in regione e non solo, per cercare di fermare questi progetti. Carlo, vuoi aggiungere? Carlo Puzzel, presidente della settima circoscrizione. Pro tempore, sempre. Siamo tutti di passaggio, come direte qualcuno. No, io vorrei aggiungere, per non far perdere tempo, alcune considerazioni soprattutto sul comune di Verona. Allora, detto che il parere espresso è il 50%, forse più, è un copia e incolla di altri pareri, e non ci sono riferimenti particolari se non a una generica richiesta di una VIS che non è mai stata fatta su nessun impianto, per cui la VIS sarebbe la valutazione di impatto sanitario. Ecco, i problemi fondamentali che sono sostanzialmente per noi, a parte l'inquinamento con gli abitanti, che praticamente il quartiere nasce a 700 metri di distanza, il problema è anche della viabilità, ed è anche, contestiamo il metodo, perché non è possibile che gli impianti di trattamento rifiuti, che tutte le norme prevedono devono essere fatti in zone industriali o comunque in zone identificate da provincia eccetera, si usa sempre il metodo della variante urbanistica. Vuol dire da area agricola diventa area diciamo industriale. Allora qua vuol dire che c'è anche un problema di interessi che esulano dal contesto del recupero dei rifiuti. Ecco, il Comune di Verona, fra l'altro, è stato l'ultimo a mandare il parere, perché l'abbiamo sollecitato dicendo: ma il parere l'avete mandato che non c'è in regione? E infatti è arrivato il 28 di
maggio, quando scadeva il 9 maggio, tanto per dire, ecco. E il comune di Verona non ha neanche partecipato alla conferenza, alla prima conferenza dei servizi, dove si esaminavano tutti i pareri, le osservazioni, che sono in numero notevole rispetto a altri progetti, insomma, ecco. Quindi io vorrei solamente richiamare il comune a un minimo di attenzione sulla zona est della città, perché la zona est della città è una zona abbandonata dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista anche politico. Mi fermo qui, insomma, questo è l'esempio eclatante, dove c'è un impianto di trattamento rifiuti che viene fatto sul confine, perché la strada è metà del comune di Verona e metà del comune di San Martino, viene fatto lì, e il comune praticamente è assente. Allora credo che sia necessario richiamare il comune a una presenza più significativa, ed eventualmente riverificare il progetto se è compatibile con l'impatto della zona, ecco. Bene. Sì. Sì. Allora, la prima è la distrazione, tra virgolette, del comune di Verona è un'assenza consenso o è negligenza? Io sono convinto che sia, allora, sia entrambe le cose, nel senso che da sempre, su questo ha ragione Carlo Puzzerle, i pareri del comune di Verona su progetti complessi sono poche paginette fatte col copia e incolla, tranne poche aggiunte. La seconda, quindi vuol dire che non vengono dati incarichi, anche perché è chiaro che gli uffici hanno delle difficoltà sia per la mancanza di competenze e altra. E la seconda è quella di una mancanza di attenzione e anche di coordinamento con gli altri comuni, perché non è possibile che non si riesca a coordinarsi fra comuni, fra l'altro dello stesso colore politico, quindi non è che siamo in una situazione dove ci sono, a coordinarsi insieme per trovare delle soluzioni. Quindi quello che succede è che manca un po' di direzione rispetto a questo tema. Fra l'altro diventa difficile anche per il comune non intervenire, ma adesso c'è anche una novità, insomma Carlo lo sa, che nella variante 29 è stata accolta parzialmente un'osservazione della società Campagnetta SRL, di famosa memoria tangentizia a suo tempo, che è posta praticamente subito dopo l'autostrada in confine con il comune di San Martino Bonalbergo, e siccome in origine dovevano uscire verso l'autostrada, ma poi negli anni successivi sono avvenuti sovrappassi, sottopassi, adesso il comune li autorizza, dà come indicazione di uscire e di andare sulla rotonda dell'Aia, perché questa sarebbe, beh, dove sono previsti già adesso 4.700 metri quadri di commerciale, perché derivavano da un vecchio contenzioso in atto. Quindi se l'attenzione è questa, nessuno ha parlato col comune di San Martino Bonalbergo, non si sono confrontati su nulla, perché non è che continuare a mandare mezzi, in questo caso, nel caso dell'impianto, mezzi pesanti o comunque auto su una strada che è quella, perché poi la strada statale 11 è quella, non è che sia cambiata nel corso del tempo, porta sicuramente una serie di problemi. Questa operazione sarà in secondo momento. Quello che le scaramucce che sono adesso in atto riguarda a un comportamento che ha il sindaco, che ricopre un ruolo istituzionale che secondo noi viene, tra virgolette, offeso. Sull'operato non abbiamo espresso pareri sull'operato, sarà una seconda fase quella. Assessore all'ecologia. Sì, è assessore all'ambiente e all'ecologia. E sull'operato mi riservo un secondo momento, perché esula completamente da questo discorso. Il comune di San Martino ha presentato le proprie osservazioni, ha dato incarico al biologo di Davis Casetta di Padova e l'avvocato Bacica, appunto, per le osservazioni, ha fatto il suo lavoro, e comunque sull'operato è un altro discorso, questo esula completamente.
penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Sì, sì. Possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Grazie, ringrazio. Hai ragione, ringrazio tutti i presenti. Eh beh sì. Sì, 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 infatti. Adesso ti ho inquadrato. Sì, Lei era il mossato. Sì, sì, sì. Parlavamo ieri sera con Giannini. Sarà un'altra emozione quella. Ma neanche, cioè, come fai a fare il regolamento lì? Una roba. Sì, ho seguito, sì. Sì, ma le guardate con Salvego e Company, ma te l'hai mai di testa, nel senso che...